Salve a tutti, oggi siamo con Giulio Cavalli, consigliere regionale dell'Italia dei Valori Lombardia, autore e regista teatrale di numerose opere di valore civile, nelle quali lui stesso interpretava testi da lui scritti, nei quali metteva in ridicolo, un po' come faceva Peppino in passato, metteva in ridicolo, come dicevo, la mafia, le organizzazioni criminali, cosa che fa tuttora. E lui è attualmente sotto scorta e lo abbiamo intervistato anche sulla sua ultima avventura editoriale uscita nell'ottobre 2010 dal titolo Nomi, cognomi e infami. Ecco cosa ci ha risposto. Che ruolo ha il teatro per lei nel raccontare i fatti di cronaca più o meno noti? Dipende da uno come lo usa, sai? Il teatro è un luogo ed è un modo, e quindi non è etico in quanto tale. Dal mio punto di vista, per la mia esperienza professionale, è un ottimo modo per riuscire a raccontare storie che magari difficilmente vengono raccontate perché è inopportuno farlo, ed è uno dei luoghi in cui, cioè, non esistono mediazioni, quindi c'è una faccia davanti alle altre facce e si riesce a mettere in campo la propria credibilità. È di recente uscita la sua ultima avventura editoriale, Nomi, cognomi, infami. Come nasce, diciamo, l'idea per questo libro e soprattutto chi sarebbero questi infami? Beh, il libro nasce dal mio lavoro, è una raccolta di monologhi che in questi anni mi è capitato di scrivere, di recitare, girando l'Italia. L'idea poi di raccogliere in un libro e di approfondire le storie che trattavo all'interno dei monologhi nasce più che altro perché siamo un paese un po' strano, siamo un paese che ogni tanto le storie le usa come spilla, come ornamento, ma non ci entra a fondo e sembra che non se ne traga insegnamento. E allora ricordare un po' che cosa ha l'antimafia in Italia e soprattutto come le mafie hanno sempre preso di petto tutti coloro che hanno cercato di opporsi, secondo me può essere anche un buon antidoto e un buon vaccino per il futuro. Ma secondo lei perché nel nostro paese quando si parla di mafia lo si può fare solo senza disturbare i cosiddetti poteri forti, potenti, diciamo così? Perché l'ala militare della mafia e parlare di tre o quattro guappi con la pistola in tasca è molto più comodo. Invece la mafia è politica, è imprenditoria, e quindi per parlare a 360 gradi di mafia bisogna parlare della politica corrotta, dell'imprenditoria corrotta e molto spesso anche di quella che noi definiamo società civile, che si è dimostrata corrottibile e pronta a prostituirsi alle mafie. Ma come definirebbe il nostro paese? Più che altro, si è sempre sceso in piazza per qualcosa, ma mai contro la mafia. Secondo lei perché? Nel 92 e nel 93, dopo la morte di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone, ha levato forte il proprio grido. Il problema è che al di là dell'indignazione che nasce sull'onda dell'emozione, c'è un'indignazione che invece deve servire a costruire un fronte comune e quindi il vero problema è che si è scesi in piazza per protestare contro l'uccisione di due grandi persone come Falcone e Borsellino, poi magari si è lasciato un po' troppo solo Giancarlo Caselli quando c'era la possibilità di dare un colpo veramente importante alla criminalità organizzata. In molti dei suoi interventi, anche nelle scuole, lei evidenzia alcuni episodi, alcuni brani di intercettazioni che fanno giungere quasi a una conclusione, se vogliamo, divertente, cioè boss mafiosi che sbagliano congiuntivi, che arrossiscono se messi sotto interrogatorio. Ce ne può citare qualcuno giusto per farci un'idea? Un po' gli stili di vita, nel senso le letture, lo spessore culturale di gente come Riina o Provenzano, per citare i più famosi, ma arrivando a noi, vedere chi sono i boss arrestati nell'operazione Crimine, nell'operazione Infinito di 'Ndrangheta quest'anno, sono tutte persone che non hanno nessuno spessore, nessuna capacità di analisi politica. E
che però influenzano e addirittura sono i suggeritori privilegiati della politica. E, sai, più dimostri che loro, quanto loro siano zootici, e più in realtà dimostri che è obbligatorio che abbiano delle forti sponde politiche, e quindi che questo cambiamento di rotta dove mafia e Stato hanno smesso di farsi la guerra e probabilmente si sono messi d'accordo è perché qualcuno degli uomini delle istituzioni ha sicuramente deciso o comunque gli ha fatto comodo che fosse così. Ha mai ricevuto minacce nel corso della sua attività teatrale? Diciamo sì, della sua attività. Molti, sì, ma sai, noi siamo un paese in cui ci sono minacce, tantissimi coraggiosissimi maestri elementari di Scampia, in cui ricevono minacce anche semplici volontari, associazioni, comitati. Nel senso, la minaccia è il modo di difesa banale e patetico di chi non ha altre armi per difendersi, quindi rientra perfettamente nel gioco. Parliamo di Expo, quindi parliamo di Milano. Io ho avuto modo di parlare con Ferruccio Pinotti, l'autore del primo libro inchiesta su CL, ma le chiedo, oltre a CL, chi altro controlla attualmente il potere in Lombardia? Ci può fare un quadro più o meno complessivo? L'andrangheta in Lombardia è un'andrangheta che si arricchisce molto spesso negli appalti pubblici, e quindi significa che è fatta entrare negli appalti pubblici. E poi bisogna chiarirsi, perché il reato di associazione delinquere è un reato che non ha bisogno di coppole e lupare, molto spesso è un reato in cui dei colletti bianchi si riuniscono e decidono di dare una direzione a questo o quell'appalto o a questo o quel progetto in modo che arricchisca non la comunità come dovrebbe essere nell'obbligo di un buon amministratore, ma che arricchisca pochi. Sicuramente in Lombardia Comunione Liberazione e la criminalità calabrese ha dimostrato dei pericolosi legami. Ci sono anche politici non prettamente cellini, però mi sembra che abbiano dimostrato più di una volta di essere abbastanza accomodanti. Il ciclo del cemento è uno dei settori più facilmente intaccabili e purtroppo uno dei più drammaticamente intaccati dalla criminalità organizzata, semplicemente perché è poco controllabile e perché rientra in quei subappalti che molto spesso sfuggono alla curiosità e al lavoro anche di giornalisti e forze dell'ordine. E quindi direi che oggi comunque dove c'è uno scavo, dove c'è da trasportare della terra, dove c'è da rifornire di calcestruzzo, di bitume, in Lombardia, al di là del colore politico, l'andrangheta ha sempre dimostrato di riuscire a dei tracci. All'interno del Consiglio regionale lombardo ha incontrato qualche impresentabile, diciamo così? Ma guarda, secondo le carte all'interno del Consiglio lombardo ci sono persone che durante la campagna elettorale hanno sicuramente dialogato con alcuni cosmafiosi. Più o meno consapevolmente, anche se l'inconsapevolezza non dovrebbe essere ammissibile. L'ignoranza su questo tema, soprattutto in una regione che è in piena emergenza, non dovrebbe essere accettata, ma questo in modo assolutamente trasversale. Se la tua domanda è ho incontrato lavoro con persone che appaiono nelle carte giudiziarie e che io racconto in scena come esempio di una politica fin troppo avvicinabile, sì, quotidianamente. Un'ultima domanda, crede che il teatro possa essere d'aiuto per far sì che i cittadini acquisiscano una percezione sempre maggiore della manifestazione delle mafie, dei colletti bianchi, diciamo così, nella vita di tutti i giorni? Io credo che possa essere tutto d'aiuto, e credo che la parola funziona, ma funziona la parola, ma come la buona gestione della propria professione in qualsiasi campo, quindi non ci salveremo perché arriverà una parola salvifica, perché arriverà una legge salvifica o un magistrato con la schiena dritta, ci salveremo quando ognuno farà il proprio lavoro consapevole del fatto che c'è un obbligo di cittadinanza che dice che dobbiamo contrastare, ognuno nel suo piccolo, ognuno a suo modo, l'illegalità.